abbiamo creato la prima casa cinematografica al mondo che si occupa di questioni sociali e di questioni sociali attraverso persone speciali. Questa è una cosa che non esiste in nessuna parte del mondo. Oltre 300 persone per sostenere la Poti Pictures. Al centro sociale di Agazzi tantissime persone hanno partecipato ad una cena per raccogliere fondi per le attività della Poti Pictures e della cooperativa Il Cenacolo, per raccontare quanto è stato fatto nel 2019, presentare la Poti Pictures Academy ai ragazzi che ne fanno parte. La Poti Pictures è la prima scuola di formazione cinematografica per persone con disabilità in Italia. Ai responsabili si sono uniti altri professionisti che lavorano nel campo della psicologia e del cinema con l'obiettivo di accompagnare la prima classe dell'Academy alla realizzazione di un prossimo cortometraggio che metterà in evidenza le abilità attoriali di ogni partecipante. Tutta questa strana storia, che è bellissima, è nata qualche anno fa nella stanza del sindaco Ghinelli, che si scusa tantissimo per non essere qui, ma voi fate conto che c'è, più qua o più là c'è, e quando Daniele ci ha raccontato con l'entusiasmo di non presentarci un progetto sociale, ma di presentarci un progetto di dignità e di evoluzione, un progetto di crescita che non riguardava soltanto i ragazzi che ne erano i protagonisti, ma riguardava tutta la città di Arezzo. E allora in questi giorni, in questi mesi, si dice davvero che la città di Arezzo è una città bellissima, perché ha una piazza grande straordinaria, perché ha una città del Natale che fa muovere il cuore, perché ha una serie di iniziative culturali che hanno rimesso in moto la città. Ma questa è una città bella perché è una città che ha un'anima grande. Questa è una città bella perché è una città che sa tenere insieme lo sviluppo con la coesione sociale e che sa trovare i paradigmi, per cui noi i modelli non li copiamo, noi i modelli li dettiamo. E questo è un modello. Da delle particolarità e tradurre quelle particolarità in una parola chiave per la dignità di ognuno di noi, che è lavoro. Perché noi oggi qui abbiamo creato, e dico noi perché è il risultato di un lavoro di squadra. Io vi ringrazio tutti di cuore, in particolare chiaramente il ringraziamento va anche all'amministrazione e alla fondazione che veramente ci hanno sostenuto e ci sostengono e sono convinto che ci sosterranno. Quindi grazie ancora e grazie. Consentitemi un'ultima cosa, una chiosa finale, ma sosteniamo un'eccellenza, promuoviamo cose con artisti che vengono da fuori e guai se non avessimo l'attenzione per chi promuove cultura all'eccellenza che ha ormai raggiunto la Poti Pictures ad Arezzo. Mi sembrerebbe un atto, come dire, è un atto dovuto prima di tutto.